L'infinita ricchezza, bellezza e fragilità del pianeta Terra e delle creature che lo popolano, proiettate sul grande schermo itinerante per le piazze d'Abruzzo. Prestigiosi premi ai migliori autori di documentari ambientali e a personalità che si sono distinte per il loro impegno, volto alla conoscenza e alla tutela della natura. Questo è in sintesi, da 18 anni, il Festival Internazionale del Cinema Naturalistico ed Ambientale, che anche quest'anno, per la seconda volta, si avvale della prestigiosa collaborazione dell'Arma dei Carabinieri. Molte le piazze coinvolte abruzzesi, dove saranno proiettati circa una ventina di documentari, a partire dalle ore 21, ad esempio a Penne il 4 e il 5 agosto, a Silvi il 6 e il 7 agosto, ad Avezzano l'8 e il 9 agosto e il gran finale a Pescara, al Teatro del Mare il 10 e l'11 agosto, con la cerimonia di premiazione ed il concerto della prestigiosa Fanfara dei Carabinieri. È stato reso noto in anteprima il premio Cinema Pro Natura, assegnato ai paesi del mondo che si sono distinti per la qualità e il sostegno della produzione cinematografica di genere naturalistico e ambientale. Nel 2018 il riconoscimento andrà alla Francia e nel corso delle serate del festival saranno proiettati documentari coprodotti dal Centro Nazionale delle Ricerche Scientifiche. Anche in questa edizione sarà dato spazio ai dibattiti pubblici. L'8 agosto ad Avezzano, alle ore 21, ci sarà Oasi e Lupi, la natura ad un passo da noi, a cura del WWF.